cambiare programma. Sono in cerca di notizie, ma è l'ennesimo dramma. Una mamma ti scanna il figlio che è appena nato, vedi il corpo sezionato, spero tu abbia digerito. Di già, qua le cose vanno male, tu mettici violenza e vedi l'audience quanto sale. Qui le persone vogliono vedere il sangue ed è perfetto se a fianco c'è qualche parente che piange. Facce distrutte dal troppo dolore, sbattute nel televisore in rotazione a tutte le ore. E per favore datemi un po' di respiro mentre faccio un altro tiro col telecomando giro. Mio Dio, chi si vede quella merda di Fede? Emilio, per quest'ora l'umilio, più che un uomo sei un coniglio. La sua faccia è un culo sporco di merda di Silvia, adesso segui il mio consiglio. È il momento che ci capisca. E l'importante è restar vivo come Paolo Calissano. Non so più come mi chiamo e sbavo dietro quattro troie che ogni tanto chiavo. Chiaro, ho manie d'onnipotenza, voglio vivere alla grande, questa è una certezza. Apprezza ciò che il palinsesto ti propone, non ti servono gli amici, intanto hai la televisione. Zero parole, zero punti di vista, sono punti che guadagni se ti fanno l'intervista. Ehi, si sta, vieni a fare sto provino che a seconda del risucchio poi ti trova il posticino. Sul camerino c'è già scritto il tuo nome, quindi giocatela bene, inizia a fargli un soufflone. Su questo filone ci son più persone pronte a vendersi la madre per un posto in trasmissione. La mia missione è aprirti gli occhi su sta merda, ma la mia generation con le tue fiction fa merenda. È una brutta faccenda, è meglio che si riprenda, ma mia sorella entra in turba quando Dylan lascia Brenda. Siamo messi veramente male, è il momento politica fisca. Incollate i vostri televisori, non ce la fate più, siete dei bolliti.